Marco Cigarelli, grande vittoria con Firenze, direi che un allenatore è orgoglioso di una simile prestazione, partendo qui. No, ma sicuramente sapevamo che loro sono una squadra con un talento incredibile per la Serie B e quindi insomma ci eravamo preparati anche psicologicamente al fatto che a volte non sarebbe servito anche difendere bene, no? Nel senso che loro hanno giocatori che uno contro uno ti possono mettere in croce in qualsiasi momento. Infatti poi alla fine del primo tempo è stato quasi per noi, come posso dire, uno specchietto per le allodole, perché abbiamo creduto, facendo 57 punti, di poterla vincere in attacco. E così non è, perché alla fine in realtà, se andiamo a vedere, noi abbiamo vinto perché abbiamo tirato più di loro, cioè abbiamo fatto 13 tiri in più dal campo, e abbiamo tirato peggio, no? Abbiamo tirato 19 tiri liberi entrambi. E il segreto è stato fare 13 tiri in più dal campo, pur tirando peggio di loro, sia da 2 che da 3, e tirare meglio tiri liberi. A parità di 19 abbiamo fatto noi 17 su 19, che è buonissimo per i nostri standard, anche ultimi, esatto. Vedi anche Matelica, esatto. Tanta roba. E loro invece solamente 13 su 19, quindi 4 tiri liberi in meno, la partita vinta di 6. E 13 tiri dal campo in più, pur tirando peggio sia da 2 che da 3, sono serviti per mitigare le nostre percentuali non buone come le loro. Quindi alla fine l'abbiamo vinta perché abbiamo avuto il dominio, o comunque abbiamo vinto la battaglia a rimbalzo, e perché per una volta siamo stati precisi i tiri liberi, ma precisi perché abbiamo attaccato, siamo andati in onetta. E poi insomma abbiamo fatto anche qualche prestazione individuale molto buona difensivamente, penso alla prestazione di Siberna comunque a tutto campo, ma soprattutto su un giocatore che veniva qui facendo 26 punti di media, come la Ganà, che oggi si è fermato a 14 pur giocando solo 22 minuti. Poi loro hanno pensato bene che Doia ha pensato bene di farsi passare il testimone dalla Ganà, facendo lui 26 con una percentuale molto buona, tirando tanto, però facendo molto canestro da 3 punti. E quindi ripeto, una partita dove sapevamo che il punteggio non saremmo riusciti a tenerlo troppo basso, io speravo di tenerlo un po' più basso, però poi ti devi anche rendere conto quando, ripeto, i tuoi giocatori fanno lo sforzo massimo, però fanno fatica perché chiudi una cosa ma se ne apre subito un'altra. Ovviamente qualche errore l'abbiamo anche fatto, però in linea di massima abbiamo vinto con la costanza che abbiamo avuto di credere, di stare lì, soprattutto quando siamo andati sotto di 4 punti. È stato molto importante non riserrare la fila dal punto di vista difensivo. Abbiamo fatto 3-4 azioni difese in fila molto buone che ci hanno consentito di respirare un attimo e di riprendere in pugno la partita che ci stava un attimo sfuggendo. Quindi bravi ragazzi, e niente, guardiamo la prossima, come sempre.